quest'anno abbiamo fatto l'Amplè, non c'era mai riuscito, anche perché questo campionato qui, che è quello più difficile perché si confrontano ancora con Fiorentina e Empoli, non l'avevamo mai vinto, per cui poi quest'anno anche Beretti, allievi e giovanissimi tutti i primi, per cui è proprio una grande soddisfazione, unita al fatto anche che in prima squadra ha giocato 5 partite Marini, ha esordito il centravanti degli allievi, De Simone, sì, poi ci sono ragazzi che sono in pianta stabile in nazionale, per cui tutto bene, speriamo che sia di buon auspicio anche per domenica. Ecco, dal punto di vista del campanile, diciamo, arrivare in questo torneo, che è l'unico di fatto oltre ai giovanissimi B, davanti a Fiorentina ed Empoli, che hanno una grandissima tradizione e anche maggiori mezzi a disposizione dal punto di vista economico, cosa vuol dire? Ma che sicuramente la struttura ha lavorato bene, questo qui è il nostro, almeno per come la vedo io, il campionato di riferimento dei settori giovanili di Lega Pro, perché dal prossimo anno i ragazzi più bravi, in base al sistema delle deroghe, hanno la possibilità di rientrare in settori giovanili di club di Serie A e Serie B. E io credo sia anche giusto, questo lo dico anche da genitore, che non ci sia fretta, troppa fretta nel mandarli in realtà che sono estremamente competitive, estremamente difficili, e dove bruciarsi, se uno non arriva già con un po' di background di livello fatto, è molto più probabile. Per cui per noi, ripeto, è una grande soddisfazione, perché è un campionato dove noi non dovremmo vincere a cose normali, perché Empoli e Fiorentina, per cui i ragazzi sono stati bravissimi, il mister è stato bravissimo e, diciamo, tutto il settore giovanile ha fatto un grande lavoro quest'anno.